Salini, passiamo dalla fine, un punto guadagnato oppure due punti persi? Ma per come si era messa la partita all'inizio, due punti guadagnati, per come abbiamo giocato nell'arco degli 80 minuti, penso che abbiamo perso due punti, però devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché hanno recuperato una partita difficile da recuperare. Abbiamo preso due gol identici, purtroppo identici sul calcio piazzato, e questo ci ha un po' messo in discesa, in salita la partita. L'unico errore che abbiamo fatto è stato prendere il gol del 2-2. Però io penso che la squadra, sia nel primo tempo per 40 minuti che nel secondo tempo, ha messo la Jesina dentro la loro metà campo e ha voluto il risultato a tutti i costi. Quel gol preso a freddo dopo 5 minuti avrebbe disorientato qualsiasi squadra. Avete avuto un po' di tempo prima di recuperare un attimino, di cominciare a giocare, e poi dopo pian pianino, quando stavate quasi per recuperare, è arrivato il secondo gol a pochi minuti dalla fine del primo tempo. Sì, purtroppo, come hai detto tu giustamente, nei primi 35 minuti abbiamo cercato di recuperare il risultato, poi loro al 42esimo del primo tempo hanno raddoppiato in un'azione simile su un calcio piazzato. Però, come ripeto, bravi a crederci fino alla fine, perché poi anche dopo il 2-2 ha cercato di vincere, e questo è stato importante. L'orgoglio di questa squadra è venuto fuori. Un peccato, perché eravamo venuti qui convinti di fare la nostra partita, però come mai ci era capitato quest'anno, siamo andati sotto dopo 5 minuti e purtroppo è andata così. Però sono contento dei ragazzi, onestamente. Nel secondo tempo, Ottavio, avete pigiato sull'acceleratore, convinti di potercela fare, anche perché l'aspetto tecnico era sicuramente superiore il vostro rispetto alla Jesina, e ce l'avete fatta, anzi con un uomo in più addirittura avete anche quasi sfiorato il gol vincente. Sì, ma già anche con l'uomo in meno, con l'uomo, cioè 11 contro 11, stavamo mettendo lì alla Jesina. Nel secondo tempo praticamente hanno superato la metà campo una volta. Siamo stati bravi, abbiamo rischiato perché abbiamo giocato anche con 4 punte lì davanti, con Cacciatori, Gentili, Menichini, oddio, anche 5 perché D'Angelo e lo stesso Gian Domenico, che è entrato alla fine. Abbiamo rischiato un pochettino, era giusto così perché dovevamo recuperare una partita. Siamo stati bravi a recuperarla e, come ripeto, sono un po' rammaricato perché secondo me sono due punti persi. Ottavio, qualche disattenzione difensiva di troppo per una squadra che deve raggiungere la vetta da classifica il più presto possibile? Ma più che disattenzione difensiva, abbiamo preso due gol un po' simili, con le palle forti messe dentro che sono passate lì davanti. Forse lì magari dobbiamo cercare di lavorare un po' di più, perché sono palle difficilissime, ci giochiamo anche noi su queste punizioni qui. Purtroppo sono arrivati due gol simili, come ripeto, però devo dire la verità, la squadra ha lottato dal quarto d'ora al primo tempo fino al 95esimo, ha voluto pareggiarli, addirittura voleva vincerla, quindi non posso fare altro che fargli i complimenti, ragazzi. Ultima domanda, Ottavio, ve l'aspettavate una Jesina così aggressiva, soprattutto nei primi minuti della gara? Ma sì, ma d'altronde lo sapevamo che venivamo a giocare su un campo difficile, una squadra organizzata che l'ha fatto anche vedere. Però, come ripeto, siamo stati bravi a restare in partita fino alla fine e a crederci fino alla fine. Questo va fatto un applauso ai ragazzi che hanno lottato, pur, come ripeto, essendo molto sbilanciati, siamo stati bravi a crederci fino alla fine.